Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Amici Granata, 20 e 32 minuti primi in diretta su TV Oggi Salerno. Tra 24 ore e mezza la Salernitana scenderà in campo alla Bentegodi di Verona contro l'Hellas nell'anticipo della sesta giornata di ritorno. La formazione granata è partita questo pomeriggio alla volta del capoluogo scaligero. Gregucci deve fare la conta dei superstiti perché sono rimasti a casa ben 6 elementi, ancora out Perticone, ne avrà per 3 settimane, cambia leggermente atteggiamento tattico ma proverà a giocarsela contro la formazione di Fabio Grosso, reduce dal successo importante in casa dello Spezia e rinfrancata, ma che al Bentegodi sta facendo particolarmente fatica in relazione alla forza della formazione gialloblu. Ne parleremo con i nostri ospiti perché questa è stata una settimana importante, una settimana particolare, una settimana di un successo che probabilmente ha permesso di gettarsi alle spalle un momento di difficoltà da parte della Salernitana, probabilmente dettato stesso dal suo interno, la partita vinta contro l'Ascoli Al del Duca, che continua a portare bene, porta bene anche da un punto di vista morale, e si affronta nel migliore dei modi la seconda trasferta consecutiva nella sesta giornata di ritorno del campionato cadetto. Salernitana ancora fuori, leggermente fuori dai playoff, ad una sola lunghezza dall'ultimo, l'ottavo posto utile per la post season. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio. Buonasera a Ciro De Cesare, allenatore del Castel San Giorgio. Buonasera Raffaele Imparato, buonasera. Difensore dell'Agropoli, che affronterà De Cesare. È già andata, già l'abbiamo battuta. Anche quella di ritorno. All'andata non c'era, al ritorno non c'era però Imparato. Ma l'abbiamo messi già a parcheggio. 4-1 a 22 alla fine. 5-4. Sì, ho saputo. E tutti a casa. Però l'Agropoli è ancora in testa alla classifica. È una squadra forte, spero che vinca il campionato, questo è, non c'è un po' di dubbio. L'anno scorso non eri dello stesso avviso però. Dopo che mi hanno generato. Buonasera a Paolo Siotto, amico e collega di Salernitana News. Buonasera Eugenio. Paolo, ultimissime, non di campo ma anche degli umori, perché non solo dello spogliatoio ma soprattutto della tifoseria. La torcida granata sarà presente in massa al Bentegodi, partita cerchiata in rosso perché c'è una forte rivalità, accesissima rivalità fra le due tifoserie, solo riservata alla trasferta ai possessori di essere del tifoso. Saranno circa 400 al Bentegodi, uno striscione credo già esposto, in procinto di essere esposto, che fa un po' come Pasquino, parla alla piazza la tifoseria granata. Sì, 421 i salernitani che saranno presenti nel settore ospiti del Bentegodi, molti dei quali chiaramente residenti nel Veneto ma anche nel Friuli Venezia Giulia. Sì, uno striscione esposto al Parco Pinocchio, firma Frangia Caotica, gruppo non tesserato, che quindi non sarà al Bentegodi. Dovrebbe esserci un altro striscione più tardi allo Studio Arieghi, in un altro gruppo non tesserato, quindi una tifoseria che aspetta sempre questa trasferta, ma credo che quest'anno il rapporto con la società abbia un po' messo da parte quelli che sono gli umori, la rivalità con la tifoseria del Verona. A proposito, mi hai fornito l'assist Ciro, questo rapporto d'amore ed odio con la società, come la leggi tu che sei addetto ai lavori ma sei anche salernitano doc, tifoso della Salernitana, conosci l'umore della piazza, le dichiarazioni di Lotito, hai voglia a provarci, a riprovarci, insomma continuano a fare notizia ma a far storcere il muso alla tifoseria? Sicuramente, io ho avuto modo di conoscere Lotito e Lotito è un po' particolare sotto questo punto di vista, è uno che comunque non ti lascia mai parlare, vuole sempre aver ragione. E quando vedo anche qualche intervista che fa sempre dopo gara, cerca sempre di sticare, allora la gente si è un po' stancata di questo atteggiamento del presidente, no? Però chi lo conosce, per Lotito è normale avere battibecco con la stampa e con la gente, lui lo fa anche a Roma, non è che lo fa solo a Salerno. Però è una persona che va capita, perché comunque sono delle persone che sono venute a Salerno, hanno investito tanto e hanno portato questa squadra dove merita. E questa è la categoria che merita? In questo Salerno. Momento sì, la Salernitana merita questo. Però io stavo dicendo, io non penso che
Lotito e mezza Roma non vogliono portare questa squadra in Serie A? Io non lo penso, non ci credo. È normale che per raggiungere un obiettivo della Serie A è un obiettivo molto molto importante. E io in qualche intervista ho sentito che il presidente era entusiasta di portare questa squadra in Serie A. Poi è normale che alla fine poi deve fare delle scelte, quello può andare al di là del calcio, perché comunque tu lo ci sai sono meglio, delle regole. Tu lo sai meglio di me, ci sono delle regole, ci sono gli statuti e deve e bisogna attenersi alle regole. Però Ciro, la gente è stanca perché probabilmente hanno oramai conoscono la proprietà e questa proprietà di fatti quando li vuole fare li ha fatti e tu sei stato testimone oculare, nel senso che in Serie D non era facile, anzi difficilissimo vincere, pronti via, si è vinto, in C2 pronti via, si è vinto, in C1 al secondo tentativo si è vinto, ora sono 4 anni che si traccheggia in Serie B. Ma cioè, il discorso è un altro, per andare in Serie A ci vuole una grandissima programmazione già dall'inizio, non puoi improvvisare. Il calcio non si improvvisa, ma tu devi prendere l'allenatore, devi prendere i giocatori, devi prendere. Cioè, c'è una serie di situazioni dietro. Ci vogliono le strutture. Cioè, per raggiungere l'obiettivo della Serie A, che è il massimo, c'è da fare, c'è da sudare. Io penso che la Salernitana quest'anno i playoff li può fare, secondo me, tranquillamente. Poi, sai, ci può essere la sorpresa, e questo noi ce lo auguriamo. Però è difficile perché le squadre sono attrezzate, le squadre sono forti. Per esempio già la partita di domani è un banco di prova importante per la Salernitana. Sì, è un probabilmente anche un crocevia. Raffaele Imparato è intervenuto, mi piace sempre questa interazione anche nell'uditorio e tra i relatori, dicendo ci vogliono le strutture, d'accordissimo. Però De Cesare è stato testimone, perché De Cesare è uno che ha avuto la fortuna di giocare con tutte le Salernitane delle ultime proprietà. De Cesare ha vinto il campionato in serie dalla B alla A. Si allenavano alla Penn Italia, se non ricordo male, quando avevo i capelli io, cioè se vogliamo parlare di strutture. Erano altri tempi. Ho capito, ma era anche un altro calcio. Era anche un altro calcio. E se mi permetti, era un calcio qualitativamente superiore. Allora, io sento giocatori oggi che non vogliono allenarsi sul sintetico. Dipende che sintetica dice. Qualsiasi sintetico. No, è raffè, se ti alleni Acropoli dietro, tu sei meglio di me, che quello è un campo che ti toglie buio e ti toglie proprio energia. Capito, ma se ti alleni dove stai tu a Castel San Giorgio, a San Severino, se alleni a Paganese, io mi ci andrei a allenare tutti i giorni. Non è che dobbiamo giocare al centro sportivo dell'Ajax, però quando in un campo c'è decente, perché poi l'anno dopo che sei andato in Serie A il Volpe era un prato e io me lo ricordo, San Cipriano Vicentino era un prato, oggi la Salernitana si spoglia nel container, Ciro, tu se venivi tu faceva. Eppure dici che la Salernitana è una casa, Paolo, il Mary Rosi, tu sei spesso è una casa, è una casa che però appena piove bisogna trasferirsi, quindi e tu devi scappare all'ultimo minuto o al Volpe stesso, che poi hai lasciato le formazioni giovanili che dovrebbero essere il futuro e gli lasci uno scarto. Questo è nell'ultima parte da 2 anni in primavera, scusami? Da 2 anni se la fa 0 punti la primavera, qualche punto, non so quanti ne ha fatti. Hai perfettamente fanalino di coda. Io l'ho sempre detto, per me, io non mi perché voglio dire, per come ha detto Ciro, io la ringrazio, bisogna ringraziare quello che stanno facendo a Salerno, perché non so, c'è il Palermo, ultimo esempio, cioè di cosa stiamo parlando? Il calcio va a rotoli, già avere una società seria che ha conseguito dei risultati, per me questo gli va riconosciuto. Però questa non può essere una giustificazione, non c'è una programmazione come ha detto lui, non c'è, ogni anno arrivano a giugno e devono rifare la squadra, devono ricambiare l'allenatore. Non investono sul settore giovanile, per me è una cosa inconcepibile, in un periodo di crisi così tu dovresti attingere dal settore giovanile. Invece no, è completamente l'opposto. A proposito di settore giovanile, nella terza e ultima parte ci siamo riservati un focus sul settore giovanile. Mi fa piacere che ci sono dei prodotti salernitani del settore giovanile come Raffaele Imparato dell'epoca e De Cesare che è partito dal settore giovanile proprio con la Salernitana. Quindi insomma l'argomento è comunque di scottante attualità. Però visto che siamo entrati in tema di programmazione, Ciro, diceva giustamente Imparato e sottoscrivo, devi programmare, non puoi cambiare allenatore, però quest'anno si era partito con la conferma di Colantuono, si era fatta fare la squadra fra virgolette a Colantuono, tant'è che noi dovunque guarda andiamo, che io tu sai che sono una persona molto schietta e non ho, cioè l'errore che ha fatto secondo me la proprietà, l'unico errore che ha fatto è proprio la riconferma di Colantuono.
No, devo essere il Raffè, così. No. Perché ti spiego, perché no. Colantuono, qua non stiamo giudicando l'allenatore, attenzione. Sì. Noi stiamo giudicando quello che uno vede. Perché l'allenatore non si discute per la voce di Dio. Tu sei sempre stato diretto su questo. Cioè, a Salerno, Colantuono, cioè, quando è subentrato, è quest'anno all'inizio, non ha fatto, perlomeno io che io ho visto ho due derby andata e ritorno, e erano due allenatori differenti, la differenza non l'ho vista. Mo lascia perdere, quello è finito 4-0, questo 1-0, ma la Salernitana ha fatto un tiro in bocca. Io ho visto la partita del Benevento. Vabbè, a parte che la ci mancava allora, la Salernitana fino a due domeniche fa non aveva un gioco offensivo. No. Non c'hai l'attaccante, non perché tu giocando con Calaiò. Calaiò è un altro, allora gli altri è normale. Io l'ho visto allenare. Io l'ho visto allenare anche stamattina come arriva una palla. C'ha il killer instinct, è un cecchino infallibile. Ha fatto 400-300 gol, non è Paolo, scusami, non mi piace rivendicare la paternità, tantomeno dover difendere a tutti gli costi la categoria, ma quando a inizio stagione De Cesare era nostro ospite e ha definito il mercato della Salernitana da 10, ma ancora oggi e lo conferma, gli fa onore la coerenza, il sottoscritto, ma un po' gran parte degli addetti ai lavori, pur riconoscendo un buon mercato alla Salernitana, si era detto dall'inizio della stagione che a questa Salernitana mancava il giocatore da doppia cifra, l'attaccante, e se Vitale non faceva il Vitale, il terzino sinistro. Vitale ce lo ritroveremo domani di fronte da avversario. Alla fine arriva Calaiò, che nonostante ha una carta d'identità stracciata, ti dimostra che ha preso due palloni, ha fatto due gol, uno gli è stato annullato e l'altro ha fatto il gol che ha pareggiato i conti. Cioè, non è che ci vuole la scienza infusa. Ma diciamo che poi si era puntato molto sulla coppia Djuric-Jalo, a parte che Djuric oggi sa benissimo che non era la prima scelta di 41, era una scelta di 41 ma non la prima, credo che 41 volesse altri attaccanti però sempre con le medesime caratteristiche. Jalo è un giocatore che lo scorso anno ha fatto 11 gol ma in un contesto particolare, poi basta, insomma Djuric il miglior rendimento lo ha fatto con 7 gol stagionali diversi anni fa. Quindi erano i numeri a parlare e sono i numeri a parlare, perché Calaiò in Serie B ha fatto 106 gol con quello di sabato scorso al Del Duca, quindi voglio dire, erano i numeri a parlare e i numeri non sbagliano mai. Ciro, a 37 anni l'attaccante Calaiò può fare ancora paura, al Bentegodi l'ha spesso buttata dentro. No, fa paura, perché l'ho visto anche allenare, devo essere sincero, questa settimana fortunatamente li ho visti. Lui fa un lavoro a parte perché comunque è dietro di condizione, però vedo che c'ha voglia, entusiasta, anche stamattina sulle palle inattive stava lì, sì, punizia anche da fermo, calciava da fermo, giocatore sicuramente di personalità forte, è perché è un conto che, senza offesa agli altri attaccanti, la difesa c'è Calaiò o se c'è Djuric o Vuletic che non ci sarà, perché sono due giocatori diversi, sai, con Calaiò la difesa ha più apprezzione, no? Sì, no, ma quello che giustamente il pensiero, quando tu dici domenica gioca Calaiò, mamma mia, cioè, capito? Però io dico una cosa, che la Salernitana era stata costruita con Djuric, cioè, sì, come voglio dire, un po' i primi anni della Juve di Conte con sto Llorente là davanti e poi ci giocano in sottopunto. La Juve è un po' statica, un po' ferma, dai, palle alte. Lui era un corazziere che ti apre, ti gioca di spalle, va di testa. Allora è venuto meno Jallo? Per me Jallo non è un attaccante centrale, per me è un esterno d'attacco. Esatto. Domani sera Jallo giocherà al fianco di Calaiò. Io l'avrei messa 4-3-3 domani con Calaiò, Jallo e Anderson. Anderson il grande, non il piccolo. Giovan Anderson, sì, quello con i capelli. Quello dell'ex Bari, il cursore. Cioè, questo è un però poi avevi problemi a centrocampo, perché a centrocampo c'è una penuria di centrocampo. Centrocampo, ti tacchio davanti alla difesa. Quell'altro Anderson è. Quindi Anderson mezzala. È Ogier, perché Ogier è scarso, scusami, e te la giochi. Però non gioca da. Ho 5 gol, però, Ciro. Pagato quanto? Insomma, non hai copertura. 800.000 mi sembra. 800, sì. Ogier, 800.000 euro, sì. Guadagna? No, è stato riscattato. Sì, 900.000 euro è stato riscattato. È stato riscattato a 900.000 euro. Tra l'altro, Jallo è stato patrimonializzato per 700.000 euro. Che entrambi sono... Comunque, te lo dico adesso, la Salernitana, se va lì col piglio giusto, può vincere domani.
Allora, siamo entrati subito nel vivo del discorso dell'atteggiamento tattico. Rispetto, pregherei il nostro Peppe Maglio in cabina di regia, se è pronta la grafica della probabile formazione che domani sera affronterà l'11 di Fabio Grosso. Rispetto al 3-4-2-1 a cui aveva abituato Gregucci la tifoseria, sarà 3-4-1-2 con Mazzarani unico trequartista alle spalle del tandem offensivo Iallo-Calaiò. Numericamente cambia qualcosina, come nomi non cambia nulla, perché tutti e tre Iallo viene leggermente avanzato al fianco di Calaiò e Mazzarani resta trequartista. A centrocampo invece praticamente il 3-4, i due esterni saranno Casasola e Lopez sulle corsie esterne, con Di Tacchio e Minala a chiudere la cerniera del centrocampo. In difesa l'infortunato Perticore sarà sostituito quasi certamente da Mantovani, con Migliorini che vince la concorrenza di Raffaele Schiavi e Gigliotti dalla parte opposta. Un atteggiamento tattico che A, Raffaele Imparato, ti convince, e B, soprattutto tu che sei cursore di fascia, il ruolo dei due quarti è un ruolo che sono due difensori, è un ruolo particolare nel 3-4-1-2. Ma sicuramente cioè, sono giocatori di gamba, insomma, non è quello che gli manca, però come dice Ciro, insomma, gli esterni devono fare la differenza, perché poi spesso vanno in uno contro uno. Evidentemente Gregucci in questo momento ha trovato l'equilibrio giocando con cinque difensori, ed è giusto anche che non cambi. Voglio dire, quando tu poi la squadra comincia a fare benino, devi insistere, non è che si può cambiare sempre. Ciro? Sì, sono d'accordo, è normale, ha trovato anche domenica la quadratura, ha vinto fuori casa, giocando anche abbastanza bene, è normale che lui si affida a questi uomini qua, poi evitando infortuni e quant'altro, ma penso che la formazione sarà quella di domenica. Con la differenza di Mantovani al posto, giusto, Mantovani piuttosto che Pucino? Sì, Mantovani è più un giocatore, più un marcatore rispetto a Pucino. Pucino è più uno di fascia. Che però con Bollini, se non sbaglio, in emergenza ha fatto il terzo. No. A me non è dispiaciuto Pucino. Era Pucino a destra, Mantovani centrale e Vitale a sinistra. Per diverse partite giocarono così. Per me Pucino deve. Ma Mantovani come mai è stato pure lui infortunato? No, è stato. Mantovani e Schiave sono stati esclusi fino all'ultimo periodo. Sì. Così come sono stati di fatto bocciati da Gregucci. Gregucci ha parlato con i fatti, Ciro. Ha bocciato il mercato della Salernitana di agosto e praticamente anche... Io penso che non sia corretto questo da parte di Gregucci, se ha fatto una cosa del genere. Bocciato nei fatti. Scusami, se tu non fai alzare dalla panchina neanche Djuric, non lo fai... questo è un altro discorso. Da un punto di vista pratico. L'allenatore, se non vede un giocatore, si capisce, no? Si percepisce. E non è corretto neanche questo, perché comunque tu devi, nel momento in cui tu metti i piedi nello spogliatoio, devi sapere che la squadra non l'hai fatta tu. E non è bello che tu vai in sala stampa e dire Raffaele non l'ho preso io, quant'altro. Questo non l'ha mai detto. Ha fatto capire, però se tu accetti, devi portare avanti un discorso fino alla fine. Anche io sono subentrato a Castel San Giorgio, non ho fatto mercato. E potrei dire benissimamente, vabbè, la squadra non va, non l'ho fatta io, non è corretto. Allora, tante domande subito per Ciro De Cesare, oltre che è possibile interagire con noi alla nostra messaggistica SMS, sul nostro sito internet, Salernitano Doc ci scrive: De Cesare, cosa ne pensi di Gregucci? Gregucci a me piace, perché comunque anche il tempo indietro ha fatto bene, ha subentrato in una voragine che era una voragine la Salernitana prima che andassi via con l'Antuono, e ha cercato piano piano di sistemare qualche giocatore, di riportare qualche giocatore in condizione, e secondo me ci sta riuscendo, però è normale. Ma finora l'idea, cioè, ti ha trasmesso un'idea di gioco? A me personalmente no. No, non è che ha trasmesso un'idea di gioco. Lui, l'allenatore, quando subentra in una fase un po' delicata, deve essere bravo a cercare di tenere l'equilibrio, la prima cosa che prima non c'era, e cercare di recuperare qualche giocatore e di dare un'impronta di gioco che piano piano sicuramente arriverà. Paolo, Salernitana di Gregucci, che lo dicono i numeri non tradiscono mai, ma meglio, molto meglio fuori casa, e questo insomma strizza l'occhio al match di domani sera, piuttosto che in casa, solo casistica.
Ma dopo 8 partite, di cui 4 in casa e 4 fuori, non so se è tanto un caso, anche perché poi hai vinto a Palermo, dove è vero, il Palermo in questo momento non vive un buon momento, ma... Diciamo la stoccata gliel'ha data la Salernitana, perché fino a quel momento il Palermo non aveva mai perso in casa. E l'Ascoli, che comunque è una squadra che veniva di settimane di stop, doveva riscattare già l'altro capo interno con il Perugia, aveva motivazioni, eravamo al Del Duca, abbiamo visto un pubblico anche voglioso, con Ciceretti che partiva dal primo minuto, Iniguez che pure partiva dal primo minuto, insomma l'Ascoli era una squadra entusiasta che voleva svoltare la stagione e non ce l'ha fatta nonostante l'iniziale vantaggio, quindi questo è un merito. Poi non so se è un discorso tattico, se è un discorso di motivazioni, forse non credo neanche al discorso della Reghi che fa paura, perché questa Reghi non fa più paura onestamente. È un caso, speriamo che il caso si confermi anche domani sera, perché poi fare punti o un punto al Bentegodi davvero ti darebbe un'iniezione di fiducia importante, perché poi giochi di nuovo martedì con la Cremonese, insomma arrivare a quella partita poi a Perugia motivato, esatto, sì. Poi a Perugia motivato sarebbe veramente importante. È un crocevia Verona, Raffaele? Ma al di là di crocevia, io penso che questa è una partita particolare per i tifosi, per la Salernitana. Voglio dire, già questa si carica da sola, sta partita qua, insomma. Poi è normale che la Salernitana vincendo può accorciare sui play-off. Ma è normale secondo te? Perché ho visto che facevi cenno con la testa, cioè è soltanto un caso, no, io che la Salernitana viaggi con le armi con 5 difensori dietro. È una questione, secondo me, avendo degli interpreti la Salernitana come Giallo, come i due Anderson, gente di gamba che riesce a giocare, ad esprimersi meglio a campo aperto, avendo questo modulo tu inviti le squadre a invaderti il campo e quindi ti lasci più spazio alle spalle, no? E quindi potrebbe essere anche una questione di caratteristiche, giocano meglio fuori casa, per me. Però finora, insomma, queste caratteristiche di Giallo, degli Anderson che hanno conquistato praterie, non è che se ne sono viste più di tanto. Il problema è che forse la Salernitana ha difficoltà nella personalità di poter imporre il proprio gioco, Ciro. Sì, sicuramente in più di qualche partita ha mancato proprio la personalità, giocatori che prendono la squadra nei momenti di difficoltà. Non c'è stato mai un giocatore che poi dobbiamo essere sinceri, io la Salernitana non ho visto mai fare un possesso palla, non ho visto mai non so, un giro palla, cioè non l'ho visto. Ma questo dipende dall'allenatore, Ciro, o dalle qualità del... Ma durante la settimana, se no uno che lavoro fa? A perdere tempo? Uno lavora, però queste, no? Sono cose che ha bisogno però di il tempo. Problema, ci vuole tempo, e poi devi avere i giocatori che anche nella difficoltà... Fino a Di Gennaro che non gioca ma Di Gennaro è venuto a Salernitana, sei venuto a fare i bagni. Sì, però sì. Diciamo che nell'idea comune generale... In che senso? Ma come a fare i bagni? Porca miseria, ma mi fai uscire fuori i binari. Quello che voglio dire, io sono d'accordo. La società ha visto entrare pure io. Sono sicuro che gli amici di Lotito Santo Padone della Salernitana sono già pronta. Gennaro, vuoi costruire la squadra intorno a lui? O mi sbaglio? Sì e no, Raffaele. Perché non parte mai da dietro? Non lo prendi il 31. Non lo prendi il 31 di agosto, Raffaele. Non lo prendi il 31 di agosto. In tre hanno Marcasur, Di Gennaro, cioè se almeno lo metti nelle condizioni. Allora tu devi capire, Raffaele, tu fai ancora il giocatore, non ti sbilanciare e non ti sbilanciare. Allora, nel momento in cui tu imposti un gioco, no? Tu alla squadra la prima cosa che gli devi dare un'impronta di gioco, o sia giusto che sia sbagliato, okay. E quello lo devono fare anche nella difficoltà, devono imparare. Sì, sì. È normale che se tu non hai giocatori di personalità, però subentra la paura e giocano palla lunga. Me lo stai dicendo, l'interprete ti fa la mi sembra di fare vedere la fotografia della Salernitana per larghi tratti, cioè quella palla lunga è figlia di paura. Allora. Ma perché no? Quelle sono situazioni che si lavora, perché prendendo due attaccanti di fisicità, Colantona l'ha costruita proprio così, l'ha costruita proprio di fisicità. La fisica, è strutturata. Perché non hai gli esterni? Gli esterni devono saltare l'uomo, se no non puoi giocare esterni, giocano i difensori che vanno e mettono la palla. Poi ogni allenatore. Eppure Colantuono Paolo diceva: sì, è una soluzione, ma non è l'unica soluzione che noi abbiamo. Questa palla lunga per la spizzata di Djuric e l'inserimento di Allo, che non abbiamo mai o quasi mai visto. Però loro lo dicevano giustamente, lo dicono anche qui i numeri. Se tu prendi Migliorini, Di Tacchio, punti su Casasola, punti su Giallo, punti su Djuric, sono tutti calciatori. Cioè, tu pensi che Casasola, scusami, quando è arrivato
mi sembrava uno che hanno trovato bacia a spiaggia, cioè si è rivelato il più bravo di tutti fino a questo momento, perché Casasola è uno che fa gol, c'ha gamba, perché cammina, no, perciò ti dico, vedi come si è messi male, che Casasola è uno dei migliori, è l'unico che voleva sbloccare il mercato. Allora Ciro, scusami, è stato sbagliato il mercato già dall'inizio, non era da 10? No, il mercato non è che è stato sbagliato, il mercato è stato fatto bene, però probabilmente le situazioni dell'allenatore, i giocatori probabilmente non l'hanno interpretato bene, e allora si è creata la difficoltà, che questa squadra ha proprio difficoltà nella fase di palleggio. Non può essere che sia stato fatto bene. E noi hanno fatto un buon mercato, devo essere sincero, perché per me la Salernitana è una che deve stare dentro già dall'inizio. La partita non c'è una mezzala che cambia passo, uno che riesce ad andare a mordere, uno che ti dà uno strappo. Come fai a giocare? L'unico sarebbe Akpak, però purtroppo ha problemi fisici. Perfetto, 3-5-2, non tiene una mezzala. Non tiene un esterno, come hanno fatto? Forse Ciro, però Raffaele sta cogliendo nel centro, perché tu hai tanti buoni, ottimi giocatori che non fanno una possibilità di modulo, cioè la Salernitana ha comprato degli esterni che vanno a binario, ok? E sono proprio per il 3-5-2 o per il 5-3-2, come la vogliamo chiamare, ok? Allora, giocando esempio 4-2-4, 4-3-3, tu devi avere questi qua che devono essere bravi nell'uno contro uno. Usciamo dall'impasse. Rapido giro, partendo da Cesare. Come deve giocare? Perché il mercato è finito. Questi sono i giocatori. La Salernitana, secondo te, come deve giocare? La Salernitana in questo momento come sta giocando? Sta giocando bene. Ciro, una mano del 4-3-3. No, io non sono una mano del 4-3-3. So che anche un allenatore che deve adeguarsi a quelli che sono i giocatori. Io capisco i giocatori che ho in mano, cioè, in base ai giocatori che ho, io poi vado a valutare se posso giocare o no. Io penso che la Salernitana col 3-5-2 ha fatto tante di quelle partite, ha fatto una fatica enorme, dobbiamo essere sinceri. Ma è proprio più noioso come modulo, perché vai sempre molto di più in orizzontale, è un altro tipo di gioco. Col 4-3-3 giochi con i triangoli, c'hai sempre l'opzione sull'esterno. Ma poi non c'è mai una superiorità sugli esterni, esatto, sia della mezzala che dei terzini. Con molta fatica. A me i terzini devono camminare, a me i terzini devono devono andare avanti in 10, è così. Per me devono creare le superiorità, sennò non vinci mai. Poi e allora ognuno, ecco giustificata la classifica ognuno, della Salernitana. Ti ripeto, ogni allenatore ha i suoi modi di vedere il calcio. Sì, certo. Io se gioco offensivo, la mia squadra deve stare corta, deve fare l'elastico. Cioè, questo che io non vedo, la Salernitana non vedo, la Salernitana è statica, è una squadra molto fisica. Questo è il problema. Allora, prima della pubblicità, rapido giro di vite da Facebook, tantissimi messaggi. Vincenzo Autori: Raffaele Imparato ha detto la verità, il mercato della Salernitana è stato senza senso. Danilo Parisi: buonasera a tutti gli ospiti, vi chiedo quali sono le vostre conclusioni delle interviste rilasciate alla società, però questo le facciamo dopo la pubblicità. Danilo da Cremona: Raffaele Autori, per Ciro lo sbaglio è stato riconfermare Vitale, prendere Di Gennaro che qua non voleva venire, e poi la maggior parte dei giocatori presi in estate li abbiamo ceduti, comunque Calaiò è un mostro davanti. Salernitana pazza idea, dice Giovanni Sanfelice. Pepito Rossi per l'attacco, c'è ancora un posto, ma credo che Pepito Rossi sia abbondantemente fuori mercato. Gli States. Esatto, sotto tutti i punti di vista. E ancora, no, questa la riservo, anzi la dico e poi De Cesare ha il tempo per pensarci. Dodger sul nostro sito internet: per De Cesare questa società va sbandierando il fatto che è solida e che vengono pagati tutti, dal primo calciatore all'ultimo degli inserventi. Ciro, tu che conosci benissimo la situazione del settore giovanile, puoi testimoniare che ci sono decine di persone a cui non viene riconosciuto nulla, e questo non è giusto, e poi basta con queste dichiarazioni di programmazione sul settore giovanile quando in realtà non se ne fregano nulla, e allora quantomeno non si raccontassero favole alla gente. Un flash prima della pubblicità, De Cesare? Ma no, penso che questo qua che ha fatto questo... Dodger. Come si chiama? Dodger. È un fratello Cerri? No, Dodger. L'avvocato c'è il Dodger. Dodger sarebbe un caro. Tu sai che nel settore giovanile non c'è riconoscimento economico. Non ci sono contratti, è solo la primavera che vengono contrattualizzati gli allenatori. Perciò questo è un problema che hanno tutti i settori giovanili.
Però ci sono. Va bene il microfono. Evidentemente te l'hanno offuscato. No, i problemi, tutti i problemi ci sono. Però giovanili. Tanti settori giovanili investono, fanno scouting. Ci sono tanti allenatori che non vengono pagati, ma questo si sa. Ma non solo a Salerno, però, dobbiamo essere sinceri. Pubblicità per noi, subito dopo la seconda parte di Amici Granata, parlando di Verona Salernitana. Seconda parte della nostra trasmissione Amici Granata, 6 minuti dopo le ore 21, in compagnia di Ciro De Cesare, Raffaele Imparato e Paolo Siotto di Salernitana News. Domani sera la Salernitana a Verona al Bentegodi contro l'Hellas di Fabio Grosso. Tanti messaggi al nostra, nei nostri social. Solo per Salerno, mi piaceva subito leggere questo che è arrivato in tempo reale. Salve, non conosco De Cesare personalmente, ma da tifoso della mia Salernitana, lo dice a caratteri cubitali, lui dovrebbe sempre, ripeto sempre a caratteri cubitali, far parte della società, qualunque essa sia, per tutto ciò che ha dato e ciò che dimostra per Salerno. Non dimenticheremo mai che per il bene della Salernitana si alzano pure le mani. Cheat Idalo, che hai fatto tra l'altro. Ma anche lui me l'ha fatto fare, eh? Come? No. Questa si scopre. L'aveva alzata prima io e poi pure lui. No, perché non ne facciamo nomi, ci chiamo Terroni. Dice. Principali? Vabbè, stai dicendo. Allena principale, allena pro. Allena tre, sì. Pure non credo che poteva allenare sotto il Rubicone. È anche bravo. Poi, vabbè, Principali è un giocatore, secondo me, ottimo. Però c'è stata una situazione con lui che poi dopo io l'ho... Lui l'ha aperta e io l'ho chiuso dopo. Ma sempre nello spogliatoio? Sempre. Sì, allo spogliatoio. Gli ho dato due schiaffi. Ma per difendere, però, ecco. Sì, perché diciamo, lui era un ragazzino, allora lui comunque si voleva vendicare cose. Poi... No, devo dire la verità, io ricordo l'episodio perché all'epoca la Salernitana si allenava a porte era alla Rechi, sì. E Raffaele, giovane, prodotto del settore giovanile, un florido settore giovanile, quello della Salernitana di Aliberti e di Enrico Coscia, fa un'entrata forse, ma io non la ricordo neanche così bene. Magari ci può stare il gioco. Il giocatore Principali, insomma, ha una reazione molto forte, molto feroce nei confronti di Raffaele, che almeno ai nostri occhi, insomma, non replica. Evidentemente poi le repliche si sono... Devo dire che adesso che ci ha raccontato il retroscena De Cesare, non è, eri il capitano della squadra. Ma non c'è bisogno di avere bisogno la fascia. Ce l'avevi di capitano fatto. Capitano chi era? Era... Chi era il capitano? Ignoffo? Forse Ignoffo. No, non credo Ignoffo. No, non era Ignoffo. Cosa? Era Soligo. Soligo. Soligo, insomma, diciamo, ha fatto un po' il bipartisan e forse De Cesare si è sentito in dovere di... Ma Soligo, Soligo si mette paura dell'ombra su Soligo. Soligo mica parlava. Soligo non parlava, Soligo faceva, Soligo sembrava un muto, faceva così e camminava come i soldatini. Però un buon giocatore. No, dai. Ottimo, non si discute. Giocatore, cioè, pure un ragazzo... Giocatore, ragazzo serio, attenzione, anzi, ma ci mancherebbe. È vero. E quindi, insomma, ti sei sentito in dovere di prendere... A parte che non è questione di sentire in dovere, a parte che era Raffaele, era un altro ragazzino, sì, che sia di Salerno, di Milano, di Torino, cioè secondo me non Ma era perché vi aveva chiamato Terroni? O anche perché domani sera credo che ne sentiremo delle belle. No, lui ha avuto un battibecco con lui, io stavo da un'altra parte proprio, e ho visto la scena, però lui è un ragazzo che comunque si terroni quando a quant'altro, e allora poi dopo è partito l'empolo. Principali, che poi ha giocato in molte piazze del sud, Nicola, che poi ha giocato pure a Foggia, quello ha preso gli schiaffi a Foggia. Ma no, veramente gli schiaffi a tutto parte, e quando è venuto capo Foggia pure gli schiaffi a picchiare. Vabbè. C'eri sempre tu con... Non c'ero io. E che poi è uscito agli atti pure il battibecco. Allora, chiudiamo la parentesi principale. Un po' di amarco. Concentriamoci sulla partita di domani sera. Che partita ti aspetti, Circa? Come ho detto prima, per me la Salernitana in questo momento ha trovato l'equilibrio. Secondo me, come ho detto prima, un bel banco di prova. La Salernitana può anche vincere, per me, perché il Verona in casa concede un po' tanto. Siccome che noi abbiamo giocatori come Diallo che a campo aperto possono mettere in difficoltà, come hanno fatto ad Ascoli,
Se è bravo l'allenatore a capire questa situazione, la partita noi la possiamo vincere. Ma è bravo l'allenatore, Raffaele? Quale? Gregucci. Ma io ero un ragazzino, facevo il settore giovanile quando lui allenava la Setana, mi ricordo che era abbastanza, voglio dire, si prendeva molta cura della fase difensiva. Meticoloso sulla fase. Meticoloso, sì. Ma non sono certo io a dover giudicare Gregucci, c'è un campo, ci sono le statistiche, ci sono i numeri, però non credo che sia l'ultimo arrivato, insomma, anche un'esperienza internazionale, un ex difensore ha fatto un'ottima carriera. È normale che giudicare un allenatore in corsa è diverso dal giudicarlo di un allenatore che ha la possibilità di costruire la squadra all'inizio anno. Paolo Siotto, il 3-4-1-2 disegnato da Gregucci contro il tridente di Fabio Grosso rinfrancato dalla vittoria con lo Spezia. Ma è vero, al di là dei moduli, degli uomini importantissimi. Verona è una corazzata, inutile che ci vediamo intorno. Un po' una delusione. Che non sta facendo benissimo. Esatto. Ce la immaginavamo in lotta per il primo, al massimo per il secondo posto, invece la vittoria di La Spezia l'ha un po' rilanciata in zona playoff, e questo è un dato anche preoccupante, perché poi domani sera credo che troveremo un Bentegodi ancora più infuocato del solito. Credo che Gregucci faccia bene a questo punto a confermare questo spartito tattico, poi che sia uno o due trequartisti cambia poco, perché poi Giallo voglio vedere se agirà davvero al fianco di Calaio o se comunque partirà un po' più basso per poi magari guadagnare metri in fase di possesso. Deve dare continuità di rendimento a questa squadra, perché questi sono i calciatori, queste sono le caratteristiche, e mi fa piacere che sfrutti molto Mazzarani, che sfrutti Andrea Anderson, che comunque è in ballottaggio, perché secondo me sono i calciatori che possono dare un qualcosa in più, dato che Di Gennaro è venuto meno, Rosino oramai è ai margini, e quindi sono questi gli unici calciatori di qualità. Rosina, tra l'altro, è uno dei sei che non è partito neanche non convocati per problemi fisici. Per problemi dichiaratamente fisici. Ciro, si parlava del Bentegodi. Tanti a Salerno conoscono la storia di De Cesare da Salernitano Doc, da tifoso della Salernitana, ma De Cesare ha vinto e tanto, ha giocato e vinto in tutte le categorie, ma... Dio perdona, Ciro no. A Verona ha lasciato il segno, e il Bentegodi lo conosci benissimo. Sì, che campo è, che stadio è? E hai vinto anche derby contro l'Ellas. Sì, con l'Ellas abbiamo vinto un anno, abbiamo vinto il derby, sì, 2-0. Hai segnato? No, non ho fatto gol, ho sbagliato due rigori in quella partita io. Ah! Con Battistini in porta. Vediamo se la troviamo quella partita. Peppe. Due rigori mi pare Battistini, la verità. No, niente. E il Chievo vinse comunque 2-0. Sì, sì. Chi segnò? Non mi ricordo chi segnò, mi sembra. Come fai? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Allora, uno. Vabbè, comunque. Lombardini mi sembra il primo. Lombardini. Ah. Esterno alto a destra. Bravo. Comunque è un campo molto difficile, un campo, a parte che la tifoseria, tifoseria molto 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 organizzata, molto molto dura, domani ci sarà sicuramente, il campo sarà pieno. Però non vanno tanto bene, e queste sono quelle tifoserie che se vai bene ti danno una mano, no, ma non è se vero, non vai tanto ma bene. Non è vero, comunque la tifoseria, pesante, la tifoseria del Verona dopo la contestazione loro la fanno, sì, è vero. Dopo. Sì, la fanno, sì, sempre, dopo, la fanno sempre dopo. Sì, però li senti durante, è una piazza che pretende comunque, sì. Una piazza le pretende. E come ho detto prima, il Verona in casa concede tanto. La Serena, se è attenta, può fare il colpo, secondo il mio punto di vista. A proposito di questo, Raffaele, tu sei ancora un giocatore in carriera, si parlava della pressione non parliamo troppo di pressione perché sennò apriamo un'altra problematica relativa alle pressioni che sono imputate alla piazza di Salerno, ma la pressione del Bentegodi, che può essere un'arma a doppio taglio per i giocatori del Verona e per l'avversario, solitamente è vero che dipende da giocatore a giocatore, allora, però l'avversario... Io poi racconterò un aneddoto di De Cesare. Dico una cosa, a volte mi fanno ridere quando, almeno per questo quando mi riguarda, no, quando ho giocato un po' in Serie C, insomma, mi è capitato di giocare anche partite con parecchi spettatori e robe varie. Cioè io da avversario, se il campo è pieno e fanno il tifo, a me magari cala, cioè era una cosa, esatto, che questo mi piaceva, voglio capire. Non vedo una pressione, cioè forse veramente forse più per il giocatore di casa, quando non c'è quella sintonia tra pubblico e squadra, nel senso che magari c'è il Mugugno, c'è qualche giocatore che può soffrirla, anche perché io ho letto stamattina o l'altro giorno che sì, ma se venerdì non vince comunque mandano via l'allenatore a Verona, quindi non è che ci sta sta situazione, insomma, sì, c'è una situazione di grande fibrillazione, voglio dire, quindi la Salernitana per me se la deve giocare
tranquillamente. Ciro, ti conosciamo bene come giocatore e come carattere, io non dimenticherò mai a Genova quando hai fatto venire giù tutta la curva in quella maledetta partita in cui la Serie B è sfumata a 5 minuti dalla fine con gol di Dante Lopez e prima una grandissima apertura di Ciro De Cesare. Era di fatto la finale, quella di fatto era la finale. Sì. E ricordo un De Cesare che... C'era Fabiani di là. Che vuoi dire? Che vuoi dire? Eh no, ti ricordo che più ti fischiava la curva del Genoa e più dicevi a tutta la squadra in fase di riscaldamento. No, non era in fase di riscaldamento. Quando andaste a toccare il campo, in fase di... C'erano la Digos di Salerno, che li conosco troppo bene, e mi dicevano: Ciro, non puoi andare da quell'altra metà campo, la metà campo del Genoa, lo dovevamo guardare, la metà campo di qua, che è quella della Sampdoria. E io dicevo: no, io devo andare di là perché devo vedere. E dice: Ciro, ti voglio bene, non andare. E io già immaginavo che li volevo comunque. Beh, a te ti piaceva proprio. Li volevo istigare. Insomma. Questo per dire che a te questi campi ti caricavano. A me mi facevano ridere. Oppure i giocatori quando dicevano: ti spacco, io facevo così, ma io non ti conosco. Cioè. Ma si racconta anche che nello spogliatoio sei andato a prenderti Zaniolo a casa sua. No, sotto al tunnel. Fusco scappò. Fusco vorrebbe non coppi binari l'utrena Genova che scappò. Ma dai, no, ma... Ti giuro. Domanda a Nicola Caccia. C'era Nicola... È bello ignorante. È ignorante. Chi è? Zaniolo è ignorante. È bello spigoloso. Il figlio è un bel giocatore, il figlio. Giocatore forte. Beh, lui è un bel ignorante, pure lui, come ignorante. La verità. Ma sì, non un spogliatore un Genova però. Non so se lo sai. Sì, lo so. Fa tutti, diciamo. Calaiò farà doppietta, ci scrive Mario Santoro. Il resto sarà leggenda. Forza Salernitana. C'è bisogno di una scossa, perché la Salernitana nelle ultime partite con il Chievo, con il Verona, ha degli amari ricordi. Abbiamo parlato di Genova, ma anche la sconfitta di 11 anni fa, credo, del 2011, di 9 anni fa. Insomma, ancora brucia quel doppio rigore di Ferrari che di fatto sancì là un'altra promozione in Serie B del Verona di Mandorlini. Paolo. È una ferita aperta perché poi da lì, insomma, quell'anno tutti quanti pensarono a un sogno che si chiamava Serie B, poi magari si sarebbe comunque falliti, però quel gruppo, quella squadra con Roberto Breda in panchina, Nicola Salerno come direttore sportivo e tanti calciatori come Antonio Ragusa, Dino Fava, Fabinho, Jefferson, insomma, riuscirono poi in un'impresa, perché quella squadra fu anche penalizzata, gli stipendi non venivano pagati, ricorderai, e anche i problemi logistici per le trasferte. E lì quei due rigori con la doppietta di Nicola Ferrari condannò quella squadra. Però, come ti dicevo già prima, Eugenio, sicuramente la ferita è aperta, la rivalità è forte, però credo che la negatività che si respira in questo momento a Salerno affievolisce un po' anche la voglia di rivalsa nei confronti degli scaligeri, anche perché sono passati 8 anni, quindi insomma. E poi tra l'altro 2 anni fa, proprio con il Verona di Fabio Pecchia, un altro 2-0 targato Luppi e Pazzini. Lì ci fu un clamoroso palo di Ronaldo che stava per fare un gol pazzesco. E poi, insomma, una sconfitta anche immeritata, se vogliamo, che il Verona costruì poco. Ciro, sarà la partita dei bomber da una parte e dall'altra domani sera, Calaiò, Pazzini. Ma guarda, questa partita è bella da vedere domani, perché comunque è una partita, sicuramente si gioca a viso aperto da entrambe le parti. Però ti ripeto, guarda, io sono, come ero fiducioso anche la settimana scorsa per quanto riguarda ad Ascoli, devo essere però, sincero. Però diciamo la verità, sono due Verona squadre non diverse, è Ascoli. Normale, sicuramente, però ti dico, io sono fiducioso, che io mi sento che la Serena domani può fare risultato. Diceva un amico da casa, l'anello debole del Verona è l'allenatore, Fabio Grosso, sei d'accordo? Non lo so, non lo conosco, però è un allenatore che comunque ha fatto bene anche a Bari. Comunque anche quest'anno col Verona sta mantenendo tutti gli obiettivi che mica tanto dovevi stracciare il campionato, eh? No, non è vero, perché il Verona non è stato costruito per stracciare il campionato, non è proprio sta corazzata a me no, ma neanche per me non è una squadra. Signori, ditemi quali sono le corazzate. Allora io ti ho detto il Benevento, siamo d'accordo. Io ti ho detto che sulla carta la Salernitana è più forte del Verona. Sì, a 100% proprio. Cioè, se sulla carta, io ho detto. Gli elementi, sulla carta ti sto dicendo io. Vogliamo prendere le probabili formazioni di domani sera? Sulla carta è più forte la Salernitana, sì, secondo te? Per me sì.
Forse è più completa, ma ha meno qualità. La panchina sicuramente più completa, cioè, la panchina è più forte. Mettiamo le due panchine, Salernitana con Rosina e Di Gennaro dentro. Che non ci sono. Che non io ci sto sono. Dicendo domani sera. No, io ti sto dicendo sulla carta. Okay. Come Rosso. Scusami. Ok. Tu metti Di Gennaro e Rosina, prendi la panchina della Salernitana e prendi la panchina del Verona. Togli i Pazzini. I resti chi sono? Allora, vediamo invece chi sono i probabili 11 della Salernitana che domani sera scenderà in campo al Bentegodi. Fischio d'inizio alle ore 21. Tra l'altro è cambiato in corso d'opera l'arbitro, Paolo. Stamattina sì. C'è stata la designazione. Serra, che era il quarto, passa come primo, quindi come arbitro della come partita. Mai? Marco Serra. Non si è capito. Motivi non comunicati. Una decisione da parte della federazione che l'ha comunicato. Il Martino di Teramo, che era quello che avrebbe dato la partita di Padova poche settimane fa. Esattamente. Probabilmente forse c'è stata anche questa analisi. Vediamo il servizio e poi di nuovo in studio. A Verona con i Cerotti, Gregucci ne convoca appena 21 per la trasferta di domani sera in terra scaligera. Oltre agli infortunati cronici restano a casa anche Rosina, Bernardini, Buletic e Perticone, out da Tempo, Di Gennaro ed Akpak Pro. La Salernitana domani sera giocherà con il 3-4-1-2, anziché con due rifinitori alle spalle di un'unica punta. Lamin Jallo, insomma, andrà ad affiancare Emanuele Calaiò al centro dell'attacco. Resta ancora qualche dubbio invece sul ruolo del rifinitore dietro la coppia di attaccanti. In ballottaggio ci sono Mazzarani ed Andre Anderson. Molto dipenderà anche da come Gregucci intenderà affrontare la formazione di Fabio Grosso. Il Verona è una corazzata che si sta faticando a carburare, ma è comunque una squadra da prendere con le molle. Facile immaginare che, sebbene la filosofia del trainer Granata sia di avere un baricentro abbastanza alto, bisognerà comunque rispettare il valore dell'organico gialloblu. Domani sera la Salernitana affronta la sua seconda trasferta consecutiva in campionato e si presenta al cospetto dell'Hellas con qualche cerotto di troppo, ma con la carica di circa 400 supporter granata che scorteranno la squadra nella patria di Giulietta. Numeri alla mano, Gregucci ha gli uomini contati in quasi tutti i reparti del campo. La difesa, orfana di Perticone e Bernardini, ha bisogno di un sostituto. Mantovani o Pucino sono i papabili. Quest'ultimo sembra in vantaggio sull'enfant prodigio del Torino, che pure in settimana era stato provato tra i probabili titolari. Al centro invece Migliorini la spunta su Schiavi, il capitano in pectore ha recuperato ma si accomoderà in panchina con Gigliotti dalla parte opposta. In mediana tutto inalterato con Casasola e Lopez sulle fasce e la coppia Minala di Tacchio al centro. Brutte notizie intanto sul fronte infermeria, come dicevamo. Rosina, come comunicato dal club Granata, è alle prese con una metatarsalgia sinistra e questa mattina non si è visto neppure alla seduta di rifinitura allo stadio Arechi. Torna in infermeria anche Bernardini, fermato da una tendinopatia all'adduttore sinistro. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Romano Perticone presso il centro polidiagnostico check-up nella giornata di ieri ha confermato un trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra con interessamento legamentoso. La prognosi è di 3 settimane. Eccoci qua, Salernitano Doc ci scrive: De Cesare, sulle dichiarazioni di Vitale, cosa ne pensi? Vitale ha rilasciato ancora dichiarazioni. Non le ho sentite. Chi ha detto? Non le ho sentite. Paolo. Prima in conferenza di presentazione disse che è andato via perché a Verona può giocarsi qualcosa di importante e anche quest'oggi ha detto che comunque sarà una parentesi importante ma chiusa e che all'andata Verona meritava di pareggiare, se non addirittura di vincere alla Reggi. Ma sono dichiarazioni che lascia nel tempo che trova, non c'è bisogno di fare una polemica. Vitale comunque ha dato tanto a Salerno, dobbiamo essere sinceri. Poi nell'ultimo periodo si era un po' raffreddata la situazione. Sono parole dette per cercare di farsi apprezzare dalla piazza di Verona, ma non penso che sia un giocatore che può mancare di rispetto a Salerno, secondo me, perché io l'ho conosciuto, lo sento e ha sempre parlato bene, devo essere sincero sotto questo punto di vista.
Paolo, ti chiedono, Danilo Parisi ti chiede chi sarà il capitano domani sera, visto che Schiavi non c'è. Questa è una bella domanda. Anche Verticone, che era stato Verticone il capitano delle ultime uscite, ma ci sono tanti calciatori che potrebbero a questo punto, anche se non sono per anzianità longevi, perché c'è Lopez, che ad esempio ha tutti, secondo me, le caratteristiche per fare il cardone. C'è lo stesso certo, sarebbe singolare Lopez che è arrivato a. C'è Mikai, che comunque è un altro giocatore di temperamento. Però, insomma, perché lascia stare Mikai? No, Mikai non è buono, è pazzo. Allora, vabbè, un po' allora, il allora, punto, pazzo, allora a questo non ci può dare, facci capitano a da questo punto domani di vista. Capitano Calaiò, punto. Sì, o anche lo stesso Di Tacchio, che comunque da inizio stagione sta portando la croce da sola. Quindi. Che Raffaele? Cosa è brutto da dire perché è arrivato da poco, ma probabilmente c'ha ragione Ciro. No, vabbè, è un giocatore di spessore. Calaiò. Anche se vabbè, anche Lopez, campo, anche, vabbè, anche Lopez, sì. Anche Lopez, un giocatore poi di personalità, uno che campo, non è che... Però secondo me per Calaiò è quello là che attualmente può fa la differenza però negli ultimi 16 metri circa. Sì, un cecchino, io l'ho visto come l'ho visto tre giorni consecutivi. Quello è entrato col Benevento, se sì, ha fatto gol. Quello è il gol del gol regolare. Adesso regolare o non regolare per questione di centimetri, io invece ne faccio un discorso che ha avuto un pallone, l'ha messa dentro. Ma quello che ho detto allo stadio, ho detto se entra Calaiò, se non 0-0 allora con un attaccante di spessore anche la squadra prende fiducia. È vero, hai ragione. È diverso. Ma io penso che, voglio dire, poi dopo, vabbè, come ha detto lui, ancora giochicchio, insomma, quando farò l'allenatore, la prima cosa che farò, prenderò gli attaccanti. Ah, quindi e vuole fare tutto il resto. Vuole farla... Io sono già collega, sono già stato a cominciare a prendere UEFA a vicino, però ovviamente ha qualche esperienza più di me, vedremo. Vuoi fare l'allenatore? Mi piacerebbe. L'allenatore è un uomo solo. Nato scienziato, non mi sa fare l'allenatore. Vabbè, ma tutti, non è che devi essere solo l'allenatore. L'allenatore è un mestiere un po' particolare perché come poi dice Ezio Lino, rimani sempre da solo. Quando si vince, vinciamo tutti, quando si perde, perde l'allenatore. Come diceva lui. Chi è? La sconfitta è orfana, la vita. La vittoria a 100 pagine, sconfitta no, senza padre e senza mamma. Per i non udenti, per chi non conosce insomma, la parentesi, penso che si riferiscano ad Ezio Lino. Al dottor Capone, al mini wine. Io sono il mini wine in Italia, mi chiamano il mini wine. È difficile per me stasera Paolo, è veramente difficile, che insomma imparato ci mette del suo con le stoccatine. Era bella pure quando diceva sempre, prima delle partite, il voler vincere è un desiderio di molti, il sapersi preparare la vittoria è un privilegio di pochi. A memoria, possono fare il corso insieme, ecco perciò. Io 3 anni. Parliamo di Salernitana, meglio giusta la... cioè ti convince la scelta... dovesse essere confermata di Mazzarani piuttosto che di Andre Anderson a ridosso del tandem Iallo-Calaiò? Ma io stravedo per Andre Anderson perché è un calciatore di grande prospettiva, però Mazzarani ad Ascoli mi è piaciuto e mi ha sorpreso sia tatticamente che anche con qualche giocata di qualità, quindi è giusto confermarlo, è giusto premiarlo per la buona prestazione, poi magari Andre Anderson può essere sfruttato anche a gare in corso per sfruttare la sua fantasia, la sua imprevedibilità, magari anche in virtù della stanchezza dei difensori del Verona. Ciro, 4-3-3 del Verona, 3-4-1-2, 3-4-2-1 con appunto Mazzarani piuttosto che Andre Anderson, se dovesse essere confermata la nostra indiscrezione. Tatticamente come si legge questa partita? Ma come si legge? È normale che il Verona sicuramente con il 4-3 deve essere per forza un 4-3 offensivo e sicuramente partirà forte. La Salernitana sicuramente deve capire dove i giocatori devono capire dove può avere i punti deboli il Verona e li devono colpire a campo aperto, perché la Salernitana secondo me a campo aperto è una delle squadre più forti secondo il mio punto di vista, perché ha giocatori di campo, anche Casasola, anche gli Anderson, tutti e due sono giocatori che a campo aperto ti possono far male, per non dire di allo. Ma perché lo chiami Diallo? Iallo? Iallo? Iallo. Iallo. No, Iallo. Era una curiosità, la mia. Iallo. Tridente offensivo, Raffaele, che nei tre centrali insomma rischiano di trovarsi sistematicamente con l'uno contro uno, dovranno dare una mano gli esterni, i quarti.
Vabbè, è quello il senso di giocare con 5 difensori. Ma voglio dire, la Salernitana secondo me ha dei difensori che tra l'altro possono tenere anche l'uno contro uno. Io penso che dietro è un reparto che poi ovviamente ha avuto un sacco di infortuni, ma c'ha tutti i giocatori importanti la Salernitana. Sì, però nell'uno contro uno mi sembra un po' difficile, Raffaele, perché, no, ma tu, io perché sì, no. Bigliorini è un buon giocatore, ma è lento, molto non devi lento. Farli correre, è bravo nella lettura, Bigliorini della giocata. Sì. È bravo nella lettura, allora no, tu ci arrivi. Il centrale, tu capito. Me lo insegni che la difesa a tre centrale è tutte letture. I due marcatori sono i due braccetti. Ma i due esterni sono, sono aperti. E quindi devi, tu sei devi, già quinto. Devi, tu devi, bravi, quindi devono scendere i quinti, certo, come no. Mai in prima battuta, sì, è beh, normale questo, sì, giusto. Tridente offensivo del Verona, Paolo, dovrebbe essere Di Carmine, Di Gaudio che si è allenato. Allenato, domani ci sarà un altro provino, ma oggi si è allenato regolarmente il gruppo e poi lì a lì, destra. Lì Pazzini, Di Gaudio. Pazzini quindi. Con Di Carmine un po' più attardato. Quindi Di Gaudio secondo te non giocherà? No, Di Gaudio giocherà esterno. Al posto di lì? No, lì a destra, a sinistra Di Gaudio, al centro o Pazzini o Di Carmine. Appunto, allora uno tra Pazzini e Di Carmine va sì, in ah, panchina. Sì, sì. Pazzini leggermente favorito. Di Carmine è un signor giocatore. Io vorrei, io a Fabiano gli dissi prendi questo. Ma guadagna un po'. Vabbè, guadagna. Però scusatemi, stavano per prendere Ceravolo, Stavano per prendere Ceravolo e avevano dichiarazioni della società, avevano probabilmente messo... Ceravolo gli pagava qualcosina il Parma. Tanto, tanto capito? Sicuramente. Verona l'ha pagato 2 milioni un e milione, mezzo. Un milione e mezzo di euro, di 2 milioni guadagna. Ma ci vale? Io ci ho giocato insieme. A Perugia, mi pare. Di Carmine? Sì. Fortissimo. Poi è esploso lui c'ha un problema, perché... Cioè, c'ha un problema, voglio dire. Quell'anno la sua fortuna è stata che Bucchi stravedeva per lui. Lui è un ragazzo molto emotivo. È un ha ragazzo bisogno che di sentirsi importante. Ha bisogno di, come un po' tutti gli attaccanti, come un po' tutti i giocatori. Però Bucchi è stato un attaccante, quindi c'aveva quell'occhio di riguardo. L'ha capito, parlava, dai, l'ha capito. Io gli ho visto fare cose assurde, lui veniva a prendere la palla in difesa, ma c'era una forza assurda e ripartiva di te, cioè, poi non sbaglia una sponda, destra, sinistra, c'ha una rapidità di esecuzione, mi è piaciuto, uno di quelli che è piaciuto di più in quella. Sì, anche mi ha impressionato l'anno scorso pure, devo essere sincero, ed infatti avrei detto a Fabiane prendi Di Carmine a sto punto, o Pazzini. A proposito di questo, Ciro, prima di andare in pubblicità, mi è rimasta impressa, dici, ma torni e ritorni sempre su Calaiò, c'era anche Paolo, mi pare, in conferenza stampa, di presentazione di Calaiò, quando qualcuno, insomma, faceva notare i 37 anni di Calaiò, lui dice, io intanto avrò 37 anni, sono 3-4 anni che già mi si dice che sono vecchio, però vado in campo, i gol li faccio. Poi, non mi pare che in questo calcio, se c'è Quagliarella che ha praticamente la mia stessa età e continua a fare gol, io me la voglio giocare, sogno di arrivare a 200 gol. Vai a guardare e gli attaccanti che hanno un peso specifico sono i vari Pazzini, sono Calaiò. Cioè, che significa? Che, insomma, il livello qualitativo anche dei bomber si è abbassato. Molto. Ma a livello proprio di qualità, anche tutte le squadre, ma anche in A, se tu in A togli quelle 2-3 squadre e il resto lo squadri tutta alla portata. Nel senso anche Milan ha alzato un po' la qualità con Piontek, sì. Ma alla fine è una squadra normale, la Lazio, una squadra che alla fine è solo un po' l'Inter che ha giocatori, è la Juve, però alla fine... Il campionato è equilibrato anche in Serie A, se togli la Juve è un campionato equilibrato, un campionato che vedi tutte le squadre, perché invece la Juve è un ammazza campionato, però fa fatica per la Coppa. A proposito di Coppa ieri, il gesto del ieri del infatti ci stavo arrivando, ieri è stato proprio deludente perché anche l'allenatore secondo me ha delle colpe, perché comunque tu devi andare lì. Ma io sai che cosa dico? Perché io l'ho vista con un animo diverso, perché mi piace la Juve, no? Per me l'anno scorso, quando tu fai quella partita in casa Napoli-Juve dove non fai un tiro in porta, perché c'è una corazza alla Juve, c'è un monte in gaggio di mezzo miliardo. Ma è la filosofia di Allegri, signori, com'era la filosofia determinata dell'allenatore della Sanità? La devi arrivare, l'obiettivo era prendere il punto, era zero, esatto. E poi se la giocavi in campo. Esatto, questo era il discorso. Comunque
Torniamo a noi, domani sera invece i 400 tifosi della Salernitana li sentiranno i giocatori della Salernitana, Ciro? Nonostante il boato del Bentegodi? Sì, sì, li sentiranno sicuro, perché comunque sono... a questi ragazzi non ci si può dire niente, bisogna solo togliersi il cappello, perché sono ragazzi che fanno sacrifici, ragazzi che partono la mattina e tornano il giorno dopo, cioè è giusto che domani la Salernitana regala un risultato positivo a questi ragazzi che comunque fanno tanti chilometri ogni settimana. Positivo sarebbe anche un pareggio, Ciro? Sì, positivo, risultato positivo, sia il pareggio che la vittoria. Andiamo in pubblicità, subito dopo la terza ed ultima parte di Amici Granata. Eccoci qua, 21:38, terza ed ultima parte di Amici Granata, in compagnia di Ciro De Cesare, Raffaele Imparato e Paolo Siotto. Tra meno di 24 ore la Salernitana sarà già in campo al Bentegodi di Verona contro l'11 di Fabio Grosso. Ascoltiamo che cosa ha detto proprio il tecnico eroe di Berlino 2006 con la nazionale italiana, che però sarà sulla panchina dell'Hellas domani sera, che l'ha puntellata dopo il successo alla Spezia. Vediamo che cosa ha detto del match di domani contro i Granata di Gregucci. Ma la partita con la Salernitana è una partita importante, come lo era quella scorsa. Non sono ancora partite determinanti, perché mancano tanti punti, perché mancano tante partite, ovviamente continuano a passare e quindi ne mancano sempre meno, e come avevamo detto un po' di tempo fa, c'è margine per sbagliare, ce n'è sempre meno, perché qualche punto l'abbiamo regalato. Però penso che ultimamente, dopo una prova negativa fatta a inizio anno, questa squadra è stata in grado di fare delle buone prestazioni. Poi ovviamente alla fine le prestazioni vengono valutate quasi solo ed esclusivamente in base al risultato. Invece io credo che la prova di domenica è stata bella, il risultato è stato gratificante, però penso che la prova di Cosenza in casa era stata altrettanto bella. Poi con qualche, purtroppo, qualche errore nel finale ha compromesso il risultato, e quindi poi viene descritta una prestazione diversa da quella che è stata. La nostra bravura deve essere quella di pretendere da noi una prestazione importante, perché poi quando siamo in grado di farle spesso riusciamo anche ad accoppiare i risultati di livello. Ma è stata una gara in cui qualche occasione l'avevamo avuta nella prima frazione, e poi nella prima ripartenza siamo stati puniti, poi mi ricordo un'occasione clamorosa nel finale sventata dal loro portiere. Questa è una squadra che affrontiamo, una squadra esperta, matura, fisica, che viene da due risultati importanti in trasferta, perché ha vinto a Palermo, ha vinto ad Ascoli anche in maniera rotonda, perché ha le qualità per poter fare male, ha dei giocatori offensivi importanti, ha in mezzo al campo giocatori di esperienza, ha dietro fisicità e struttura, quindi hanno tutte le caratteristiche per poterci mettere in difficoltà. Però penso che anche noi dalla parte nostra abbiamo le qualità per andare a cercare un risultato pieno, ma soprattutto una prestazione importante, perché con una prestazione, ripeto, è più probabile arrivare al risultato. Occhio che i fuori onda diventano di scottante interesse e attualità. Si parlava dello spogliatoio del Verona. Come lo tiene secondo te lo spogliatoio del Verona Grosso in un momento del genere, in cui si diceva che contro lo Spezia se non vinceva saltava, cioè aleggia l'ombra di Zeman. L'ombra? Di Zeman. Zeman addirittura? Sì. Cosmi e Zeman, tra Cosmi e Zeman, cioè sì. Agli antipodi, sì. Come scelte. A proposito di programmazioni, io credo che lo spogliatoio, la forza di un allenatore è sempre la società. Se la società è vicina all'allenatore, ma veramente, non a chiacchiere, a parole, allora lo spogliatoio riesce a rispettare l'allenatore e lo può seguire, altrimenti si fa fatica a gestire. Paolo, invece, che domani sera ci saranno alcuni ex, ma sicuramente quello più atteso è Gigi Vitale. Come pensi che affronterà la partita Vitale? Credo, insomma, è un calciatore di carattere, un calciatore caratteriale che sente, secondo me, molto la partita, la sentirà, perché poi, giustamente prima Ciro diceva che è rimasto legato a Salerno e ci crediamo, però allo stesso tempo vorrà dimostrare forse anche alla Salernitana che secondo me ha creduto poco in lui, almeno nell'ultimo periodo, perché è vero, il rapporto con la piazza si era deteriorato, però anche con la società non credo che le cose andassero benissimo. E poi, insomma, è arrivato al Verona, sarà la terza partita consecutiva che gioca da titolare, quindi ha detto di essere lì per giocarsi qualcosa di importante, e conoscendolo sicuramente proverà a mettersi in mostra, ma l'avrebbe fatto a prescindere dalla partita con la sua ex squadra. È stato giusto lasciare andare Vitale, Ciro? Eh sì, per situazioni
che ho sentito, che sentivo e che comunque anche lui, che io lo sento spesso anche a telefono, sai, quando non ci sono più gli stimoli è giusto che il giocatore deve cambiare area. Ma era lui che non aveva più stimoli o la Salernitana? Anche lui non aveva più stimoli, era 50-50, era reciproca la cosa. Insomma, secondo il mio punto di vista il rapporto si era deteriorato. Sì, vabbè, i rapporti sono buoni, però calcisticamente si doveva cambiare. Ciro, invece torno sull'argomento del 10 in pagella che desti alla fine del mercato di costruzione. Non ti ho chiesto invece a fine mercato di riparazione, cosa che ha fatto storcere il muso a tanti salernitani, come giudichi il mercato di riparazione della Salernitana e quanto le dai? Ma guarda che il problema del mercato... Ti ricordo che sono arrivati nella fattispecie Calaiò ultimo, Lopez, Minala e Memolla. Allora, questi gli ultimi tre che hai nominato, comunque il mercato di riparazione è stato un mercato ancora da 10, secondo il mio punto di vista. Da 10? Sì. Perché tu sei andato a prendere un giocatore come hai preso l'attaccante da doppia cifra. È già questo... Ti fa capire che comunque la società vuole raggiungere gli obiettivi che si è proposto. Poi Minale è un giocatore comunque di tanta quantità, è un giocatore che comunque ha fatto bene, è normale, perché poi l'acquisto importante di Genova doveva essere di Gennaro, secondo il mio punto di vista, perché comunque un giocatore, io l'ho visto allenare, quando sta bene è un giocatore che fa la differenza, è inutile che siamo qui. Però ma lo vediamo in cassetta oramai. Ha molti problemi fisici questo ragazzo, perché lo vedo un po' strano, un po' lunatico secondo il mio punto di vista, però è un giocatore che se lo porti in condizione e sta bene è un giocatore che comunque può fare la differenza. Io mi chiedo fare la differenza per chi? Perché lo devi portare in condizione per l'anno prossimo a questo punto. Vabbè, certo. Perché Gregucci, tra le righe, qui neanche tanto tra le righe, Raffaele, ha parlato di un mercato dicendo no comment, che già hai commenti di fatto, certo. Effettivamente. Ma poi soprattutto quando l'abbiamo stuzzicato a Padova, ha detto Minala che non gioca da un anno, Calaiò che è tra un mese. Esatto, mezzo. Voglio dire, solitamente il mercato di riparazione... Solo Lopez era pronto. Memolla che ha fatto due partite con la formazione B della Lux Palato, quindi voglio dire, non voglio, però il 10 di De Cesare stasera con Lopez e con Calaiò è un mercato da dire. Allora, per me Calaiò ha l'istinto del killer, se passi da Ceravolo a Calaiò. Ho capito, per me... Ma il problema è perché Minala e Calaiò, che erano fermi nelle rispettive squadre, non le hai prese inizio gennaio. Minala è arrivato dopo due settimane, Calaiò è arrivato perché il 31. Ragazzi, il e Calaiò era un nome vecchio. Come il prezzo. Cioè, il mercato è come il prezzo. Bravo. Però c'è un Minala non sarebbe andato in nessun altro piazza. Voi sapete che la società... Però, Raffaele, questo può valere per Calaiò. E fin qua, e neanche tanto, ma per Minala, che è dalla tasca destra devi passare alla tasca sinistra. Ma non si voleva fare grossi investimenti nel mercato di gennaio, perché la settimana. Eppure Mezzaroma ha detto che erano pronti milioni di euro. Al di là delle scelte poi giuste e sbagliate, comunque, diciamo, inizio stagione, voglio dire, è stato l'obiettivo fatto, era diverso di era quello diverso, che. Insomma, è stato fatto un investimento diverso. Io credo che a gennaio hanno. Messo qualche tassello. Perché poi se tu lo prendi, se tu la squadra che è stata fatta con Colantuono di quest'anno, se tu ci metti l'attaccante dentro, la squadra che è mercata è 10, è inutile che perdiamo tempo. E allora non era 10 prima, però scusami, no, Ciro. Io ti sto dicendo, per i giocatori che ha preso la Salernitana, comunque ha fatto. La Salernitana è forte, è inutile che giriamo intorno. Ma scusatemi, però c'è qualcosa che non torna. Probabilmente ancora non hanno dato ancora tanto sti ragazzi. Ciro, siamo al 22 di febbraio. Ho capito, non al 22, ma il campionato è ancora agosto. Lungo, mancano ancora 15 partite. È lungo, Mancano 15 partite, sei a un punto dai playoff, ottavo posto. Ho capito. Che è sotto il giornale. Se la Salernitana domani batte il Verona. Amen. Giusto? Stai ai playoff. Gli obiettivi sono raggiunti, è dentro, e non ci può dire niente. Io non vorrei puntare l'indice, però un conto è, tu me lo insegni Ciro, un conto è fare il playoff da ottava, un conto è fare il playoff da terza.
io sto dentro, mo ottavo, o settimo, o quinto, o primo, o secondo, no, cioè, non è... Giochi alla Rechi o giochi fuori ho casa capito. In una sola partita? No, ma non c'è più in casa e fuori casa, ti voglio bene, Eugenio, dai, in queste categorie non dipende non con più. Chi giochi, se vai a Bentegodi... Appunto. Se vado a Bentegodi davanti a 20.000 persone, io mi carico, l'ha detto lui prima, io ho giocato davanti a 50.000 spettatori. Ma non sono tutti di Cesare, no, però. Ho capito, allora no, devi stare. Questa è una società, noi ci atteniamo a quello che significa. Si dice che questi giocatori sentano la pressione. Del Napoli, 60.000 spettatori quando abbiamo perso 3-1. Ma là, se ce l'ha, ce l'ha, se no devi stare a casa. Loriere faceva, palla dentro. Ma il derby con la Salernitana, dici? No. Quando Lorieri fece quella... 3-1 perdemmo, due gol. O sai chi c'era quest'anno a Commerciale, faceva l'allenatore? Guidone. L'unico gol che fece Guidone? Ah, Guidone, come si fa? Allora... Pure lui vuole fare l'allenatore? Fa già l'allenatore. Ah, sì? Imparato, stiamo dando delle pillole di informazioni. Ma solo Soviera qua, mi ha chiamato... Imparato fa gli assist. Ma tu lo sai che mi ha chiamato, è venuto a vedere Palmese... ma lui allenava la Palmese. Senti, mi ha chiamato dopo la partita, mi ha detto: complimenti. Ma complimenti, io non pensavo che tu fossi bravo, ignorante come te, mi ha detto. Mi ha fatto pure ridere. Lo avremo a breve, Sovero. Lo avremo a breve. Allora, fermiamoci qui. Allora, volo Pindarico l'avevo promesso perché siamo a 10 minuti dalla conclusione, un focus sul settore tanto vituperato, settore giovanile, sono 8 anni Paolo, questo è l'ottavo anno, a luglio sono 8 anni, della gestione Lotito e Mezza Roma, francamente il settore giovanile della Salernitana ha regalato soltanto amarezze, poche, davvero poche gioie, il focus del nostro direttore Marcello Festa. Uno dei punti fermi del programma della nuova governance granata, insediatasi ormai 8 anni fa a Salerno nel corso di un mega incontro a Palazzo di Città, era rappresentato dalla ricostruzione e successivamente dalla valorizzazione del settore giovanile, considerato un fondamentale caposaldo di quella che nelle idee e nei progetti doveva essere la nuova Salernitana di Lotito e Mezza Roma. Nel solco di una nobile tradizione, ovviamente ignorata dai nuovi proprietari, il Club Granata avrebbe dovuto rappresentare un formidabile polo d'attrazione e valorizzazione del talento. Lo slogan, esposto in quella sede, è stato poi ripetuto più volte da Lotito e Mezza Roma, che a distanza di tempo ancora continuano a rinfrescare il concetto. Il settore giovanile è una priorità del club e ancora è la strada da percorrere, l'unica che può aiutare le società medio-piccole e così via. Frasi in libertà, slogan appunto, che fa sempre comodo propagandare perché assolutamente trendy. Bene, cosa c'è di concreto a distanza di 8 anni di quel nobile concetto espresso e ribadito più e più volte? Praticamente niente. Attenzione, la Salernitana ha un settore giovanile, per carità, partecipa ai campionati federali, ha anche una formazione primavera che prenderà parte al prossimo torneo di Viareggio, dunque sulla carta nulla da obiettare, un'attività c'è ed è anche certificata. Il problema è un altro, molto più pratico. Cosa ha realmente prodotto il lavoro del settore giovanile della Salernitana in questi anni? Nulla, praticamente nulla. Né un risultato di squadra degno di tal nome, né un solo calciatore di valore. Eppure, di giovanotti ne sono passati a centinaia dalle parti del Volpe. E che non si dica ancora che il tempo a disposizione è stato poco. Nello stesso lasso di tempo, più o meno 8 anni, la gestione Aliberti ha sfornato, attraverso il settore giovanile gestito da Enrico Coscia, un numero impressionante di calciatori di qualità, molti dei quali ancora oggi calcano i campi di Serie A e Serie B. Dunque, l'alibi del tempo non tiene assolutamente. E allora, anche per il lavoro del settore giovanile della Salernitana vale più o meno lo stesso principio della prima squadra, delle due l'una: o si mantiene in vita il movimento solo perché c'è un obbligo federale, dunque si tira a campare senza avere a riguardo alcun interesse tecnico, oppure chi è al comando della catena non sa svolgere il suo lavoro, visto e considerato che ancora oggi, a distanza di 8 anni da quelle belle promesse e premesse, non c'è stato un solo calciatore prodotto del vivaio inserito nell'organico della prima squadra. E allora, la fotografia dura,
ma sono i numeri che lo dicono, di Marcello Festa tradisce poco di buono di 8 anni di settore giovanile. Bianchi, più volte sollecitato, diceva: sai, la Salernitana in D doveva puntare a vincere, non si poteva concentrare in C2, però adesso sono 8 anni, sono troppi, Ciro. Sì, c'è qualcosa che non va. I settori giovanili, specialmente al sud, fanno molta fatica. Io fortunatamente sono stato a nord e ho visto settori giovanili tipo l'Atalanta, Como, lo stesso anche Chievo Verona, settori giovanili dove puntavano sui giovani. È normale, come abbiamo detto all'inizio puntata, ci deve essere sempre una programmazione societaria. Anche investimenti. E qualche investimento. Per professionalità. Certo, ma se non c'è questo non vai da... Cioè, allora, nel calcio tu devi capire una cosa, che se non investi non vinci, se non fai la squadra forte non vinci, se non prendi il giocatore non vinci. Questo è il problema. Ti stai contraddicendo, Ciro? Perché? Perché allora significa che la Salernitana, la senior, se non sta vincendo significa che non ha investito. Cioè, questo ti sto dicendo. Ti sto dicendo che ci vogliono, io so, per comprare i giocatori, anche i giocatori 2003. Io per esempio a Castel San Giorgio ho 4 giocatori, ho 4 2002, che prima che arrivassi io non li conosceva nessuno. Ma non tu giocavano. Devi giocare con gli under, mi pare, sì. No? Io gioco, sono l'unica squadra che gioco sotto età, io gioco i 2002, io ho... In campo vanno 3-2002 a me, 3-2002, quando prima che arrivassi io non facevano neanche la Beretti, questi qua non le avevo guardate nessuno. Adesso sono convocati con la rappresentativa. La Ma giocano titolari con te? Sono titolarissimi, 2002. Raffaele, è un problema il settore giovanile, è un problema di investimenti, è un problema di catena, è un problema di scelte, è un problema scelta. Di chi... Perché voglio dire, Mariani che ci ha parlato a inizio stagione di una... Faremo grandi cose. Faremo grandi cose, addirittura Ma è stato... Ma come fa a dire Mariano faremo grandi cose se la Beretti che Fabiano l'ha cacciato via? Eppure è stato promosso a coordinatore certo, del perché c'ha il contratto, se no stava a casa Mariani. E perché tu il contratto non puoi esonerarlo, scusami. Eh no, l'ha messo a fare il coordinatore. Però intanto ha fatto delle dichiarazioni importanti. E che deve dire, poverino? Ma non credo che la colpa sia di Mariani, cioè se da sopra non parte... È una scelta società, cioè, è una scelta di società. Colpa vogliamo parlare, cioè di colpa, è una colpa. È una scusatemi, questo però, De Cesare ha detto, fermo restando che Benevento sta facendo un signor settore giovanile. Ma anche la Juve Stabia ha un bel settore. Perché Pasquale Foggia... Perché a Castellammare sai chi c'è? Ciro Polito, che c'è una testa così. Esatto, esattamente. Allora, il punto qual è? Che il materiale umano c'è. Devi saperlo andare a scovare, come ha detto De Cesare nella sua categoria. È la seconda provincia d'Italia, non parliamo di regione, parliamo di provincia. Salerno per estensione, dopo Milano, è la seconda d'Italia. Cioè, se noi arriviamo a 250 km, noi abbiamo tanti di quei ragazzi, ma se tu non investi, le scuole calcio non te le danno. Ma lo so, ma le danno alle squadre del nord. Con lui se ne andavano a prendere con la serie di magliette, 10 palloni se ne vanno a prendere i giocatori, perché ci deve essere uno che va a vedere le partite, che coordina, che manda qualcun altro a vedere altre partite, allenamenti. Questo non c'è, conta la prima squadra. Ma Paolo, non c'è la voglia di farlo, è controproducente, perché un settore giovanile, l'Atalanta, ha insegnato che poi vende un giocatore e si è rifatta di tutti gli investimenti che ha fatto per il settore giovanile. La Virtus Stendardo, che gioca in Serie C, aveva preso Zaniolo dalla Fiorentina. Esatto. Quindi voglio dire, la Sentella l'ho vista 2 anni fa proprio la formazione primavera qua, e quasi tutti sono ragazzi del sud, della provincia di Napoli, li vengono a prendere, li portano lì, li fanno studiare, li fanno. Qui non c'è questa organizzazione, non c'è questa struttura. Come si faceva una volta a Salerno? Quindi è un discorso di scelte. Evidentemente non è una priorità il settore giovanile, al di là poi delle dichiarazioni di facciata di mezza Roma o di chi per esso. Ma sì, sicuramente, ma saranno anche scelte, ma sono scelte fallimentari. Perché lo dicono i numeri, la Salernitana è stata retrocessa nel campionato B e nel campionato B sta sotto il giornale. Sono i numeri, Ciro. Sì, perché non si investe, ma non si investe neanche sugli allenatori. Ma quella è la prima cosa. Perché se tu vuoi cosa fondamentale, una squadra di calcio non la deve fare il direttore sportivo o il procuratore, ma deve fare l'allenatore. Esatto. Però qua però apriamo una cosa che capito. dobbiamo dire le cose come stanno in Italia, non la sai. No. Che l'allenatore poco pure in Serie A. Non è vero, Raffaele, l'allenatore fa la squadra.
Perché ma poi dopo, sai perché l'allenatore che fa la squadra in Italia? Oggi faccio fatica, a parte forse Ancelotti e nemmeno. No, ragazzi. Ma dove stanno? Ma in Serie A forse, ma già in Serie A. Ma non le fanno, non le fanno. Allora, purtroppo questa è la minestra, ahimè. Torniamo sulla partita, il pronostico di Paolo Siotto, Verona Salernitana. X 1-1. Ciro De Cesare? 2. 2? Sì. 2 fisso. Sì. Ma io sono convinto che vince la Salernitana, ma te lo dico proprio con convinzione. Mi accodo a Ciro, 2. 2. Ti senti anche di fare un pronostico del risultato? No, ma perché lui c'ha l'energia. No, il risultato non lo so, però proprio faccio più che pronostico, è un augurio. Vabbè, ma questo ce l'auguriamo tutti. Il Toro ospite fisso, ci scrive Massimiliano Iacovazzo. Pasquale Salomone, buonasera a tutti. Penso che se c'era De Cesare in questa squadra eravamo secondi in classifica. Bravo. Allenatore o calciatore? Ma allenatore o calciatore? Tutte e due le cose. Cioè facevi allenatore, l'hai fatto alla Telepin. No, ma voi non sapete che un anno l'ha fatto. Però ascolta, hai fatto allenatore e giocatore. Io gli dissi a Fabiano scherzando: fammela, rideva lui. Che ridi, facetti io. Fammela, ti faccio vedere. Ma tu non puoi, non c'è il patentino. E mettimi uno col patentino. C'è il cerone di turno. Il cerone di turno con Grassadonia. Bravo. Sì, la squadra che comunque deve stare nei primi 5-6. Dai, non scherziamo. Quindi ci sono delle responsabilità tecniche. Sì, sicuramente, ma anche responsabilità societarie, tutte e due, perché nel momento in cui tu fai una squadra forte e viene meno, è normale che gli errori sono ambe le parti. Se Colantuono, come almeno mi è sembrato di capire da quello che so, la squadra se l'è costruita come voleva lui. E sì, più o meno. È fallito. Sì. Ma per me è una squadra costruita con i piedi. Sì, sì. È stato costruito. Cioè, non che i singoli giocatori non siano capaci, per l'amore del cielo. Però non è omogenea. Per me è una squadra costruita con i piedi. Paolo? La chiosa finale di Salernitana News. No, ma quello che dice Raffaele è giusto, perché se tu prendi Di Gennaro il 31 agosto, a fine mercato, dopo aver fatto un ritiro con Palumbo, regista del 3-5-2, esatto. Cioè tu cambi, poi magari Di Gennaro fa un grande campionato e siamo tutti contenti, però vai a buttare quello che è stato fatto in un mese di lavoro tra ritiro e lavoro in città, quindi già là capisci che, perché purtroppo sembrava una stagione diversa. La Salernitana di Lotito e Mezzaroma ha fatto sempre così, ragazzi. Ha preso sempre in giocatori. Sì, però Ciro, se tu in Serie B prendi Biancolino, prendi ti sto dicendo che comunque è una società che comunque non li prende all'inizio. Questa è la filosofia della società. Però se prendi, devi prendere i campioni. Però poi devi prendere i giocatori. Cioè, se tu in C2 prendessi Ginestra, che aveva fatto il capocannoniere in prima divisione l'anno prima, allora a me mi sta anche bene che lo prendi alla fine e che non... Guarda che secondo me in questa squadra è mancata all'inizio solo l'attaccante, secondo il mio punto di vista. Che se tu a Calaiolo lo prendi a fine agosto, stiamo parlando in alta classifica. Oggi sei in un'altra classifica. Non scherziamo però. Anche perché Calaiolo non era fermo per infortunio. Non avrebbe potuto giocare, ma per la squalifica. Come tipo di Calaiolo. E l'è nato discorso, Raffaele. Intanto io ti metto al Nanzi, sì. Perché con Calaiolo la squadra ha più coraggio. Anche perché Calaiolo soprattutto non è più quell'attaccante che ti va a attaccare alla profondità, che ti va la profondità ti attacca gli alloggi, cioè, da Corone. Anche se io con... Intanto se Mavro, sa come cura, a Napoli i neri a Nanzi... No, questo non te lo consente. A Napoli i neri davanti ai semafori, ma fanno proprio in navetta. Porca miseria. Vabbè. Ci fermiamo qui, ovviamente è una battuta da parte di Ciro. Allora domani fa doppietta un'altra volta. Amen, e così sia. Grazie, Ciro De Cesare. Grazie a voi. Del Castel San Giorgio, domenica contro? Domenica giochiamo col San Vito Positano. Andiamo a fare i bagni. Grazie a Raffaele Imparato, difensore dell'Agropoli, che domenica gioca con il Valdiano in casa a Guariglia. Bagni a volontà pure ad Agropoli. Grazie a Paolo Siotto, grazie a te, Eugenio, con Sergio Vessicchio, che domani sera sarà a coprire il match tra Verona e Salernitana. Dobbiamo coprire tutto noi, come sempre. Grazie soprattutto agli amici da casa che hanno interagito con noi. L'appuntamento con Amici Granata ritorna giovedì prossimo, puntuale alle 20.30 su TV Oggi Salerno, solito classico tradizionale. Ciao. We'll be right back.
programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.